sul terremoto del 12 marzo 1873 di Alessandro Serpieri. Capitolo 9. Di alcune circostanze e fenomeni che accompagnarono il terremoto. Pressione atmosferica. Dal bollettino del padre Secchi si apprende che nei primi giorni del marzo due lontane burrasche attraversarono l'Irlanda e i Paesi Bassi ed una infierì nel canale di Otranto. Il 6, una nuova depressione barometrica, compariva a Grindcastle. E l'8 dileguavasi al nord della Scozia. Il 10, una forte depressione, manifestavasi al nord-ovest dell'Europa. Il 12, una burrasca veniva dalle regioni nordiche verso il sud-est di Europa, ma giunta alla grande barriera alpina, dividevasi in due, andando da un lato verso la Russia e dall'altro verso sud-sud-ovest alle coste della Guascogna. Il girare di quelle burrasche portava il 12 e il 13 marzo una generale diminuzione di pressione in tutta Europa. Ciò si rileva da due dispacci meteorologici di Parigi e di Vienna, ricevuti all'ufficio centrale di Firenze dal direttore professor Donati, che con somma cortesia me li comunicava. Telegramma di Parigi, 13 marzo, 1 ora pomeridiana. Barometro abbassato 1 mm sud, salito 4 mm nord-est. Generalmente sotto normale fra 12 mm Vienna, 5 mm Lesina. Vento sud-est debole, moderato. Adriatico leggermente agitato, nuvoloso. L'Italia partecipava allo stato generale dell'atmosfera in Europa e dall'Alpi sino a Roma fu ben sensibile. L'abbassamento barometrico continuato sino al giorno 13. Solamente ho saputo di un piccolo alzamento di 0,31 mm a Venezia, dalle 6 alle 9 del pomeriggio del 12. Ecco alcuni dati favoritimi dall'astronomo Donati. Osservazione ore 8 antimeridiane. Stazioni di Aosta, Moncalieri, Rimini, Firenze, Urbino, Ancona, Camerino e Roma. Barometro a 0 gradi e al mare nei giorni 11, 12 e 13, la temperatura nei giorni 11, 12 e 13 e il vento nei giorni 11, 12 e 13. L'andamento decrescente della pressione si verifica esattamente in tutte e 8 le stazioni. Le tre medie generali dei 3 giorni sono 756,3, 753,6, 751,5. Il minimo assoluto fu dappertutto il 13, fra mezzogiorno e le 6 pomeridiane. Il terremoto dunque percorse di molte ore il minimo barometrico più profondo. Ma essendo pur venuto durante una generale diminuzione delle pressioni, non può non ricordarsi l'opinione di quelli che accordano qualche influenza alle variazioni del peso dell'atmosfera sull'equilibrio della crosta terrestre. Ma simili coincidenze non sono ancora ben studiate, né compaiono abbastanza costanti. Ora poi è troppo giusto che aspettiamo di vedere se i moti microscopici continui della superficie terrestre, attentamente osservati a Firenze dal padre Bertelli e a Livorno dal professor Monte, concordano per avventura coi moti barometrici, almeno coi maggiori. Il professor Conti, che sappiamo quanto sia attento e sperimentato nell'osservazione dei terremoti, mi scriveva da Cosenza, quindi in Calabria. Il barometro in questa terra vulcanica, prima che avvenga una scossa, oscilla sensibilmente e dopo avvenuta la scossa, quasi sempre trova una pressione straordinaria. È ciò che avviene quando vi è contrasto tra la corrente di nord e di sud. In Urbino, il barometro che era stato registrato pochi minuti prima del terremoto, osservato di nuovo 5 minuti dopo le scosse, non presentò alcuna variazione. Neppure di un centesimo di millimetro. Il 9 marzo vi fu una fortissima perturbazione magnetica in tutti gli strumenti a Roma e a Greenwich,
durante la quale vigorose correnti invasero le linee telegrafiche che congiungono Torino con Parigi. Esse certamente erano in qualche rapporto con l'aurora boreale che comparve la sera del 9 a Scilly e con la luce aurorale vista da Volpeghino. Il padre Denza scrive che le perturbazioni magnetiche furono frequenti nei giorni avanti il 12 ed egli pure conferma che furono specialmente intense le sere del 9 e del 10 ed estese a tutta Europa. Per Aosta è notata una forte variazione magnetica anche dal 10 al 15. Anche a Livorno vi furono notabili variazioni dopo il 9. A Genova il professor Garibaldi notava forti perturbazioni del declinometro nei giorni 11, 12, 13 e 14. E ciò che più importa, le trovava maggiori il 12 a mezzodì. A Perugia il declinometro fu turbato il 12 e avanti e dopo. A Orvieto il professor Châtel credette di notare delle agitazioni nel lago della Bussola il 12 alle 6 pomeridiane. A Fermo il professor Ugolini notava oscillazioni straordinarie nel lago di inclinazione in quel medesimo giorno, da 11 ore, da 11 e mezza antimeridiane a 5 ore pomeridiane, quindi dalle 11 e mezza alle 5 del pomeriggio, dopo la quale ora cessò di osservare. Oltre all'influenza dell'aurora di Scilly, vi fu dunque una burrasca magnetica associata al terremoto. Il professor Donati mi favorì le osservazioni magnetiche fatte al declinometro sotterraneo del Regio Osservatorio di Firenze le sere dei giorni 11, 12, 13 marzo alle 9 ore pomeridiane, ma niente in esse si scorge di straordinario. Se gli osservatori avessero anticipato di un momento l'osservazione ordinaria delle 9 ore, la sera del 12 marzo, avremmo potuto sapere se gli aghi presentivano il terremoto, ma tutti si incontrarono a osservare gli apparati magnetici dopo turbati meccanicamente dalla scossa. A Milano, però, posto sul limite della zona percossa, fu notato che i magnetometri, nella loro violenta agitazione, accennavano ancora una direzione media non diversa dall'ordinario. In quanto all'elettricità atmosferica, il padre Denza a Moncalieri notava che era stata piuttosto copiosa durante il giorno 12, ma era diminuita notevolmente verso la sera, all'ora del tramonto. Così il Parnisetti in Alessandria aveva deboli i segni dell'elettricità in quella sera. Il Meneguzzi a Venezia aveva nella giornata debole ozono e debole elettricità e a 9 ore aveva più 2 gradi all'elettroscopio. Questi segni relativi all'elettricità nell'Italia superiore non danno indizio di straordinario eccitamento, solo potrebbe alcuno riguardare come straordinari i lampi visti a Volpeghino il 6 e l'11, a Vigevano il 9, a Domodossola il 13. Nell'Italia centrale, dove il più forte colpiva il terremoto, avemmo qualche fenomeno elettrico la stessa sera del 12, che non dirò collegato col terremoto, ma sì certo con l'ora del terremoto. Dopo ripetute domande e questioni, io ho dovuto con piena certezza accettare la testimonianza del signor Antonini relativa a certi lampi visti dopo il terremoto dal paese di Montefortino, vicino ad Amandola, tra Ascoli e Camerino. Il 21 marzo egli mi scriveva: il più importante fenomeno in quella notte fu l'intensa elettricità che a quando si mostrò nell'atmosfera, la quale mi recò non lieve maraviglia, perché la stagione è ancora veramente invernale. Alle difficoltà che per 2 volte io opposi al detto signor Antonini, egli rispondeva: quegli splendori che io vidi non furono stelle cadenti, ma veri lampi, quali appunto si vedono sul nostro orizzonte in estate, quando dopo calde giornate il cielo si rannuvola alla marina e si accendono lampi senza rumore di tuoni. Da un'altra stazione situata per quelle parti, cioè da Penna San Giovanni, nella provincia di Macerata, un osservatore assai colto, il signor Vincenzo Astorri, mi scriveva: in prima noterò che da una parte del cielo si vide un color rosso sanguigno che precede il fenomeno tellurico. Questo
Quel colore fu veduto da parecchi verso un'ora di notte, 7 ore e un quarto, sugli Appennini a ponente della Penna. Qualcuno che venne presso di me faceva fretta per tornare via, perché avendo sentito parlare di quel fenomeno, voleva andare a vederlo. Pare ancora che qualche baleno precedesse immediatamente il terremoto. Così fu visto a Monte Giorgio da qualche persona che si trovava all'aperto. Da San Ginesio, che sta pure come Monte Fortino tra Camerino ed Ascoli, qualcuno vide dalla parte di Morello, paese di poche case abbattute dal terremoto, al momento del fenomeno, una colonna di fuoco come uno scoppio di luce elettrica che dalla terra si innalzò e sparve nell'atmosfera. Tutti questi fatti stanno per me a comprovare unicamente la reale apparizione di intensi lampi o di getti aurorali locali. Forse al di sopra di quella stessa regione, ove più forte fu il terremoto, i quali lampi fanno testimonianza di un aumento e di squilibrio dell'elettricità atmosferica. La somma delle storie dei terremoti, scriveva il padre Beccaria, ne mostra che moltissimi dei terremoti più furiosi sono immediatamente o preceduti o accompagnati o anche seguiti da lampi, tuoni, fulmini ed altri siffatti fenomeni, che si sa pur provenire dallo sbilanciamento del fuoco elettrico. L'illustre Quetelet, nel parlare dei rari terremoti del Belgio, dice che generalmente sono un prolungamento di scosse prodotte al di fuori di quel regno, ma pure aggiunge: il fenomeno è stato accompagnato ogni volta da forti commozioni elettriche. Altre osservazioni somiglianti potrei citare. Intanto, nel medesimo senso, parlano le seguenti. Da una lettera dell'ingegner Lucio Fellini di Savignano ho saputo il seguente fatto. Il telegrafista della stazione di Savignano, presso Rimini, era in comunicazione con la stazione di Cesena e riceveva l'avviso della partenza del treno, quando ad un tratto fu sorpreso da perturbazioni che avvenivano nel regolare andamento del telegramma. Poi, circa 2 minuti dopo, successe ivi la scossa. Sospettando io di correnti accidentali, arrivato in quel punto alla stazione di Savignano, invitai quell'impiegato ad esaminare il fenomeno sotto tutti gli aspetti possibili, per vedere se veramente doveva si escludere l'effetto di semplici disturbi meccanici. L'impiegato, che ben istruito e sagace, nettamente ha risposto che le perturbazioni erano della corrente, che forse nuove correnti telluriche erano entrate nel filo, che per causa delle medesime, prima della scossa della terra, la macchina dette quel suo scroscio particolare che egli aveva notato già altre volte in occasione di terremoti, anche quando la macchina non lavorava per i telegrammi. Che tale perturbazione fu accompagnata dall'agitazione orizzontale dell'ago dal galvanometro proprio nello stesso modo che nasce quando restringesi il circuito telegrafico tra due stazioni per ottenere maggiore potenza nella trasmissione, per cui la stazione vicina è messa a terra. Similmente, da Materica, il conte Filippo De Sanctis mi riferiva che l'impiegato del telegrafo aveva notato sulle 6 ore pomeridiane di quel giorno che l'ancora era leggermente attratta e il galvanometro dell'ufficio a 32 giri segnava 5,5 gradi. Dopo ciò io reputo non improbabile l'esistenza di una corrente telluro-elettrica foriera del terremoto. E ora mi risovviene di alcuni fatti, di altri fatti somiglianti che qui voglio dire, perché forse non conosciuti o non abbastanza meditati, i quali, uniti ai precedenti, finiscono di persuadermi che un'onda elettrica corre innanzi per la Terra, annunziatrice di già incamminati scotimenti. Da quel fatto che viene un utile consiglio, specialmente agli impiegati dei telegrafi, che darò nell'ultimo capitolo. Ecco, come ho detto qui sopra, alcune osservazioni forse non mai pubblicate, che trovo nella mia antica corrispondenza epistolare con un illustre fisico napoletano, il padre Raffaele Dal Verme, mio confratello ed amico.
Il 13 settembre 1851 egli mi scriveva da Napoli. Il 14 agosto noi abbiamo sentito qui in Napoli, per comunicazione di movimento, due scosse fortissime. Il centro fu nella Basilicata, dove Melfi e Barile sono stati distrutti con la morte di circa 3.000 persone. Quei paesi sono alle falde del Vulture, antico vulcano estinto, nel cui cratere trovasi un lago, il lago di Monticchio. In questo incontro mi è succeduto un fatto di cui darò conto alla nostra Accademia. Da un anno e mezzo io sperimento sulla intensità delle correnti magnetotelluriche, per il qual fine ho montato una spira di rame a grosso filo, 2,5 mm di diametro, lungo 55 metri, in 25 giri, con un galvanometro di quantità. Alle 12 ore meridiane, cioè più di 2 ore innanzi alla prima scossa, l'ago del galvanometro si era deviato di 2 gradi. Non possiamo dire che l'effetto derivasse da un'azione sugli aghi del galvanometro, mentre essendo astatici, l'influenza ricevuta resterebbe neutralizzata. Le circostanze meteorologiche erano le stesse dei giorni antecedenti, perciò sono indotto ad ammettere l'azione elettrica dell'imponderabile che, accumulato alla sfera dell'apparecchio, ha agito sulla spira di rame, il qual fatto è unisono a quello già conosciuto dell'azione dei terremoti sul lago magnetico. Altre uguali osservazioni fatte ancora dal professor Paci mi descriveva il detto padre Dal Verme in una lettera del 22 dicembre 1851. Prima che succedesse il detto terremoto, dicono che un agrimensore che misurava sul Vulture notasse forti deviazioni nel lago della Bussola. Il professor Paci, uno degli spediti da questo nostro governo per l'osservazione di quelle contrade, mi assicura che l'atmosfera si presentava quasi costantemente elettropositiva, a molta tensione, che l'intensità magnetica del luogo stesso è stata soggetta a continue perturbazioni, alle volte molto fra loro diverse, che vi furono ancora variazioni nelle correnti indotte dal magnetismo terrestre, il qual fatto il stesso professor Paci verificò sul luogo, avendo io detto quanto da me era stato osservato il 14 agosto. Lo stesso padre Dal Verme mi narrò come il 15 agosto una gragnola sterminatrice devastò tutte le contrade scosse il giorno innanzi, tanto violentemente dai terremoti. In alcune note che presi sul grande terremoto di Assisi dell'11 febbraio 1854, 6 ore antimeridiane, preceduto da altri minori, trovo questa singolare osservazione. L'atmosfera dalla parte donde venivano quei piccoli terremoti era tinta di un azzurro quasi plumbeo, e da molti si asserisce che nella medesima direzione, alla notte, si sono osservati spessi lampi. Giova qui pure ricordare che, per quanto riferisce Humboldt, nei lunghi terremoti delle vallate piemontesi di Pelis e di Cluson furono parimenti osservate notabili variazioni nello stato elettrico dell'atmosfera. Humboldt scriveva che nei paesi dove i terremoti sono più rari, si crede generalmente per un'induzione incompleta che la calma dell'atmosfera, un calore soffocante, un orizzonte carico di vapori siano forieri del terremoto. Ma tutto ciò è contraddetto dall'esperienza, e anche in Italia si comincia a riconoscere quanto pochi terremoti dipendono dai fenomeni meteorologici e dallo stato del cielo. Ma poi aggiunge: non bisogna però rigettare con disprezzo certe credenze popolari, per la ragione che attualmente non sappiamo quali rapporti possano esistere tra i fenomeni meteorologici e i fenomeni sotterranei. Questa discreta concessione e quella risoluta sentenza di Humboldt non debbono né troppo lusingarci sul valore dei dati meteorologici, né distoglierci dal dovere di citarli fedelmente tutti. Perciò, senza preoccupazioni teoriche, di molti fatti citati aggiungo: qui in Urbino, a 9 ore precise, il vento era debole sud-sud-ovest. Subito dopo il terremoto divenne fortissimo. Con tale repentina variazione,
fece dire a taluno che ormai poteva si stare tranquillo, perché anche il vento aveva ripreso il suo corso. Anche a Pennabilli fu notato che il vento fortissimo che soffiava quella sera si era quietato prima del terremoto e poi dopo di nuovo riprese la sua forza. A Cagli il professor May segnalava pure la cessazione del vento avvenuta alcun tempo prima delle scosse e notava pure, come gli dice, una lata di aria caldissima levatasi nel tempo del terremoto e proveniente da una foce appennina nel lato di sud-sud-ovest. Così da Cingoli, il conte Castiglioni scrive che 30 minuti avanti il fenomeno, ora nella quale aveva cessato di soffiare un forte vento da sud-ovest, veniva notata un'aria pesante e quasi irrespirabile. Dalla vicina città di Sant'Angelo in Vado, il professor Antonini mi scrive che ivi l'atmosfera era quieta e l'aria molto calda. Da Fermo, il professor Ugolini scrive: verso 24 ore notai con alcuni amici nell'atmosfera quel colore e quel che di speciale che suol dirsi aria da terremoto. È un fatto dunque che per qualche stazione centrale abbiamo il fenomeno di una calma straordinaria dell'atmosfera nell'ora del terremoto e l'altro del ridestarsi del vento dopo passato il terremoto. Il professor De Giorgi una volta mi scrisse, intorno ai terremoti di Ragusa, da lui stesso osservati, che dopo i sussulti del suolo scoppiava violentissimo un vento boreale e nello stesso punto sentivano ululare i cani e cantare a tutta gola i galli. Ma il quietarsi del vento all'ora delle scosse non avvenne per tutto, anzi sarà forse stato in pochissimi luoghi. Il marchese Gualterio da Bagnorea scriveva che il vento seguitava tanto a fischiare che forse fu la cagione che non sentisse la romba. Da Cosenza il professor Conti scrive: tra i fenomeni straordinari per noi è stato un numero di cirrostrati delle nuvole color cinereo che comparvero tra nord e sud-est, ai quali i nostri contadini addebitano un prossimo terremoto. Da Macerata il professor Giuliani scrive: si osservò una leggera nube colorata, nei colori della quale prevaleva il rosso sanguigno. Questa nube rapidamente si mosse come un lampo dinanzi alla luna. Questo fenomeno è stato osservato da moltissime persone, fra le quali un mio figlio, alunno in questo istituto tecnico, e fu circa 2 minuti prima del terremoto. Questa osservazione si collega forse con le apparizioni luminose di cui si è discorso al paragrafo 2 del presente capitolo. A me richiama alla mente qualche straordinaria comparsa di grosse stelle cadenti osservate poco prima dei terremoti e la corrente elettrica che una volta si destò nel filo di questo ufficio telegrafico di Urbino al passare di una stella molto luminosa. Sono tutti fatti che bisogna fedelmente registrare senza pretesa alcuna di collegarli con la causa delle terrestri oscillazioni. Infine devo pure registrare che nei giorni prossimi al 12 e forse lo stesso giorno 12 io avevo qui notato il fenomeno, oramai trovato non raro, della caligine secca che stendesi come un velo dinanzi alle circostanti montagne e compare più densa alle maggiori distanze. Ma io non presi nota precisa del fatto. Ho quindi veduto che il professor Bellucci fece con esattezza questa stessa osservazione da Perugia e la descrive coi termini seguenti. Generalmente si è segnalata nella maggior parte dei luoghi scossi dal terremoto l'esistenza di una caligine nei giorni precedenti il 12 marzo. Codesta caligine esisteva di fatto e fu anche da me notata. Io però non credo che essa avesse alcun rapporto con l'agitarsi del suolo. Dal giorno 7 al 19 marzo la caligine fu persistente. A Perugia. L'acqua di pioggia conteneva sempre della sabbia, non però in gran quantità. Nei giorni di vento fortissimo, ma segnatamente in quelli dall'11 al 15, la materia terrosa tenuissima si depositava a secco sugli oggetti. La romba o quel tuono sotterraneo o qual rumore nell'aria, somigliante a quello del vento o della tempesta, fu sentita per molte parti, precisamente nella linea da Velletri a Firenze, da Teramo a Urbino, da Zara a Grugov. In quanto alla sua provenienza o al suo andamento, troviamo soltanto nei documenti che,
a Velletri parve allontanarsi nella direzione di ovest. San Ginesio parve venire come cupa detonazione dalla parte di nord-ovest, 30 minuti primi avanti il terremoto, e poi di nuovo col terremoto. Penna San Giovanni veniva da nord-nord-ovest, Ancona veniva da ovest, Urbino veniva da nord-nord-est, Grubov veniva da sud-ovest. Queste direzioni non hanno un legame visibile, forse ambedue i terremoti ebbero la loro romba propria e dove l'una, dove l'altra si sarà sentita o avrà prevalso. Di più è da notare che in parecchi luoghi la romba, detta molto bene da alcuni anche urlo, sembrò venire o slontanarsi per aria come fu a Sora, Orvieto, Foligno, Città di Castello, Ancona, Urbino e in altri luoghi non lontani dai precedenti, o anche posti in mezzo ai medesimi, il rombo sembrò levarsi di sotterra, come fu a Velletri, Fabriano, Cagli, Fiume. A Zara e a Civitanova fu assomigliato al rumore di pesante carro tirato velocemente per le strade. Volendo un momento esaminare questo fenomeno, che è sempre molto curioso, facilmente si troverà che esso importa una di queste due cose. O nell'aria si produce all'ora del terremoto un'alta concussione e quasi un tuono che verrà dall'aria stessa e non dalla terra, o quel fragore sarà l'effetto di tuoni sotterranei o degli stessi moti sismici della Terra. Nessuno vorrà abbracciare, io credo, la prima ipotesi, perché le alterazioni che potessero ammettersi nell'atmosfera non sarebbero mai così grandi e spiccate da corrispondere a subitanei e come fulmini e scoppi capaci di vere detonazioni. Tutto il fenomeno, dunque, potrà unicamente consistere, uno, nelle vibrazioni sonore nate in qualche grande profondità e trasmesse per la crosta terrestre. 2. Nelle vibrazioni sonore da esse eccitate nell'aria, ossia nei suoni terrestri trasmessi per l'aria. 3. Nel romorio e frastuono prodotto da tutto l'insieme dei sismici movimenti. Di queste tre specie di suoni, il primo sarà il più veloce ed intenso, perché è nato e propagato in solide materie. Esso solamente può costituire il rombo precursore, perché i suoni trasmessi e propagati per l'aria corrono meno veloci che l'onda stessa di scotimento nella crosta terrestre. Io credo dunque che vi sia illusione quando si giudica venuto per l'aria l'urlo e il boato foriero del terremoto. Di più, l'ultimo terremoto ha ben dimostrato che le prime vibrazioni sonore, salite dalle viscere del globo alla superficie, si tramutano, si accompagnano coi fitti e concitati tremori delle invetriate, che cominciano irrequiete a cantare prima che il terremoto arrivi, come è accaduto a Civitanova e qui in Urbino, per la seconda volta, tanto che si sta incerti a che debba si attribuire quel subito e crescente rumorio. Forse dei minimi impercettibili tremiti arrivano più presto degli altri alla superficie? Forse si accumulano esse e si sommano fino ad indurre nei vetri una larga e sensibile vibrazione? Un fenomeno di questa natura, in proporzioni molto maggiori, mi pare quello osservato dal professor Conti nel grande terremoto di Cosenza del 4 ottobre, quando il rombo precursore, lunghissimo e vibrato, si annunciò come carro pesante che passa sui tetti, chiuse le imposte, altre ne aprì e diede tempo di salvare la vita a moltissimi, prima che quel grido unanime d'angoscia uscisse, il terremoto. A sud-ovest di Iesi è un piccolo paese denominato San Paolo, distante da Iesi circa 11 km, e più lontano, a circa 200 metri da San Paolo, vi è un terreno tutto umido e fangoso, al quale la gente dà il nome di Bagno. E più lungi ancora vi è un altro bagno somigliante, che però è meno accessibile e meno osservato. Il primo, più vicino a San Paolo, lo dirò qui Bagno Primo, e l'altro Bagno Secondo. Da ciò che passo a riferire, pare che siano essi due singolari vulcanetti di fango, non ancora forse studiati dai geologi. Ma, qualunque sia il loro vero carattere, saranno sempre degni d'attenzione i fenomeni che ora dirò, e che seppi dalla somma cortesia del pievano di quel luogo, che è il sacerdote Luigi Belardinelli. Ecco in prima qualche notizia sullo stato di quei fanghi. Bagno primo.
La sua terra fangosa è di color cenere diversa dalla circostante. Provando a introdurvi delle pertiche molto lunghe, non si incontra resistenza neppure a una decina di metri di profondità. La sua estensione è di 8 a 10 metri quadrati. L'acqua che inzuppa quella terra non è salata e vi è sopra una bella vegetazione di erbe palustri dette piantanelle, sgarza silvestre, canneggia, giunchi. All'intorno si sente qualche volta un lieve odore di zolfo, un continuo e segreto lavorio, ora più vivace, ora insensibile, agita quella melma. E come vi si producono qua e là dei cavi che durano un certo tempo, poi si riempiono, ed ora la melma cresce e si versa all'intorno, e spesso è ringoiata. E le piccole innocenti eruzioni ora si fanno in un punto, ora in un altro. I contadini del luogo, quando vedono il bagno rianimarsi e crescere dopo lunga siccità, ne prendono augurio di vicina pioggia. Bagno secondo. Ha tutti i caratteri del primo, solo da terra argillosa e arenosa, spesso qualche bolla di gas e non vi nascono piante. Ora, ecco ciò che fu osservato all'epoca del terremoto nel bagno primo. Dal 1° al 12 marzo, la sua eruzione fangosa fu piuttosto straordinaria per quantità di materia e fu continua, cioè fu un crescere costante e progressivo, specialmente in larghezza. Di quelle materie che salivano senza posa e si spandevano intorno. Si sarebbe detto che una forza sotterranea non cessava di spingere dal basso all'alto tutta la colonna fangosa del pozzo. Intanto quella bianchiccia poltiglia vista da lontano dava immagine di una distesa di panni di bucato e fu così che alcuni vi misero speciale attenzione, ricercando con gran meraviglia come mai le lavandaie avessero stessi panni appunto là sopra i banchi. Ebbene, nella notte dal 12 al 13, la copiosa e inusitata eruzione finì a un tratto come per incanto. Anzi, la più parte delle terre eruttate furono ringhiottite. La mattina del 13, tutti restarono sorpresi che il bagno fosse tornato così subito alle sue condizioni più tranquille e normali. E per tutto se ne parlò come di un fenomeno molto curioso, apparentemente collegato con le scosse della sera innanzi. L'altro bagno aveva pure esso dato molta materia. Ma non si è ben certi se in quella notte subisse egli pure una crisi. Solo si è visto e si vede ancora che non ha richiamato indietro e ringoiata la terra eruttata. Il subito fermarsi di quelle emissioni e la loro ricaduta nell'interno dei loro pozzi sono fenomeni assai somiglianti a quelli spesso offerti nei terremoti dalle sorgenti e certamente dovuti a nuove aperture o comunicazioni nate per caso sotterra. Quindi, a mio giudizio, non è questa la parte più curiosa e significante del descritto fenomeno. A me invece fa specie quel crescere incessante delle eruzioni per sì lungo tempo fino al giorno del terremoto, sembrando che una forza sotterranea spingesse e gonfiasse di continuo, quasi preparandosi per gradi a vincere in qualche parte la salda compagine dei sovrastanti terreni. Però, se è vera l'osservazione di quei paesani, che il bagno si rianima prima del guastarsi del tempo, potrebbe qualcuno attribuire le sue ultime eruzioni all'abbassamento barometrico che ebbe luogo in quei giorni, ma questa spiegazione non sarebbe davvero sufficiente, perché quell'abbassamento non fu poi grandissimo. E inoltre nei giorni precedenti, cioè verso il 4 e l'8 di marzo, si era avuto forte aumento della pressione atmosferica. Resta dunque che i moti così prolungati e straordinari del bagno di San Paolo dall'1 al 12 marzo debbano attribuirsi a cause endogene. Ma quali saranno state queste cause? Avranno esse avuto relazione col terremoto? Queste domande, che ora non potrebbe avere risposta adeguata, ci fanno desiderare nuove e moltiplicate osservazioni che tutti vogliono sperare d'avere dall'egregio sacerdote Belardinelli, il quale, con grande diligenza e premura, ebbe la bontà di fornirci le presenti notizie. Questo che abbiamo letto quindi riguarda il terremoto del 12 marzo del 1873, che ebbe un'intensità massima del 9 grado. La scossa fu distruttiva solo in una ristretta area delle Marche meridionali, nella zona di Camerino e San Ginesio. Riguardo il terremoto del 12 marzo del 1873, è interessante notare anche le fasi lunari di quel periodo.
cioè di marzo 1873. Quindi riguardo il marzo 1870, marzo 1873 abbiamo un primo quarto di luna il 6 marzo, quindi luna al primo quarto, marea di quadratura il 6 marzo. La luna piena il 14 marzo, quindi la luna piena 14 marzo, il terremoto 2 giorni prima, la marea di Sizzige, quindi il terremoto 2 giorni prima, la marea di Sizzige. Questo che cosa significa? Che praticamente quello che abbiamo detto nel video precedente riguardo il fenomeno mareale connesso, le maree connesse con la sismicità, potrebbe essere avvalorato ulteriormente con questo dato e con questa, diciamo, con questo dato, con questi dati e con questa data inerente al terremoto appunto del 12 marzo 1873. Ripeto, il 6 marzo c'è stato un primo quarto, l'1 al primo quarto, quindi una marea di quadratura, e il 14 marzo, quindi 2 giorni dopo il terremoto, o meglio, il terremoto è avvenuto 2 giorni prima, la marea di Sizzige, innestata dalla luna piena del 14 marzo di quell'anno. Non solo, i fenomeni che abbiamo sentito, di cui abbiamo letto, possono essere connessi alle maree, certamente, soprattutto l'aumento, diciamo, delle emissioni di queste pozze di fango che praticamente hanno incessantemente, diciamo, fatto crescere la loro fase eruttiva, se così la vogliamo dire, per un lungo tempo fino al giorno del terremoto, sembrando che una forza sotterranea spingesse e gonfiasse di continuo in qualche parte la salda compagine dei sovrastanti terreni. Che cos'è che può spingere e gonfiare una marea? La marea può gonfiare, può far levitare, sollevare il suolo, in questo caso questo pozzo, chiamiamolo pozzo di fango, questa pozza di fango, e che quindi il fenomeno mareale fa pian piano crescendo la fase, infatti da primo quarto a luna piena, crescendo la fase mareale è cresciuta anche l'attività eruttiva di questo pozzo di fango. Riguardo i fenomeni elettrici, la cosa è un po' più complessa, o meglio, è connessa anche alle maree, indubbiamente, ma in questo caso è connessa anche al sole. Infatti si parla di luci, se ricordate, abbiamo parlato anche di luci aurorali, di aurore, quindi praticamente di fenomeni che possono essere stati innescati da una maggiore attività solare in quel periodo. Quindi bisognerebbe controllare l'attività solare del mese di marzo 1873, o comunque avere i dati di quel periodo. Se si potessero avere i dati di quel periodo, cioè l'attività solare di marzo 1873, potremmo verificare se in quel periodo c'è stata qualche tempesta, come viene chiamata appunto, tempesta solare, in grado di scatenare, più che scatenare, in grado di convogliare verso l'atmosfera del nostro pianeta particelle cariche elettricamente in grado di dare quei fenomeni di lampi, di luci aurorali, di stelle cadenti. Non sono le stelle cadenti, sono praticamente le cosiddette luci sismiche, come vengono chiamate. Diciamo co come 1873 non
al momento non riesco a trovare nulla che possa essere interessante. Però, andando a vedere bene nella letteratura e fortunatamente in internet, ho trovato un articolo che parla di macchie, protuberanze e spettri solari dal 9 giugno 1873 al 30 giugno 1873. Certo, il terremoto è stato a marzo 1873, ma questo che significa? Significa che probabilmente quell'anno apparteneva a un anno di massima attività solare in cui il sole aumenta la sua attività, il suo potere radiativo, non radioattivo, attenzione, cioè il suo potere di radiazione, di emissione di onde elettromagnetiche e particelle cariche che investono la Terra e danno luogo a quei fenomeni detti aurore boreali e luci aurorali e tempeste geomagnetiche. Se così come sembra essere, se è così come sembra essere, ecco spiegato il fenomeno dell'elettricità che precede, accompagna o segue un evento sismico di grande portata come quello del 12 marzo 1873. Un'altra cosa che vi volevo far notare è la meticolosità delle osservazioni svolte da questi illustri scienziati, sì, scienziati del passato, che a differenza di come si può fare oggi, che abbiamo tutte le strumentazioni e le possibilità di monitorare i fenomeni, non dico minuto per minuto, ma quasi, come pur non avendo la nostra tecnologia, questi eminenti studiosi erano attenti osservatori, osservavano il sia pur piccolo fenomeno, mettevano insieme una messe di dati e a volte non sempre arrivavano alle conclusioni proprio perché volevano essere sicuri di quel che potevano dedurre da tali osservazioni così accurate, pur essendo, ripeto, un'epoca in cui non esistevano ancora le tecnologie in cui noi siamo abituati a usufruire e per monitorare un fenomeno quale può essere un fenomeno vulcanico, un fenomeno sismico, in generale i fenomeni endogeni. Ho trattato di questo terremoto, quindi del 12 marzo 1873, in quanto in quel periodo, contemporaneo a questi studi e a questi eminenti studiosi, era anche il grande professore, il grande geofisico, scienziato, astronomo, fisico, matematico, meteorologo e sismologo Giulio Grabowitz, che con la sua vasca sismica è stato il precursore della moderna sismologia. E è stato il primo a registrare terremoti anche lontani, come quelli del terremoto in California che ci fu nel 1906 e quello in Cile, verso Santiago del Cile, precisamente a Valparaíso, terremoti che seppur così distanti, registrati nelle stazioni geodinamiche della Grande Sentinella, posta a Casamicciola Terme, nell'isola di Ischia, in provincia di Napoli, e l'altra a Ischia Porto, sempre nell'isola di Ischia, in provincia di Napoli. Il Grabowitz è stato praticamente nel 1876 e nel 1877 ha scritto due trattati in cui parla della connessione delle maree con i terremoti, infatti li chiama fenomeni mareosismici. La connessione tra maree e terremoto, che insieme alle perturbazioni gravitazionali, le perturbazioni elettromagnetiche e l'aumento di attività di pozze di fango come quelle che situate presso la zona di Esi, danno un quadro più completo e coerente di una fenomenologia che può spesso e volentieri precedere il terremoto vero e proprio. Se quindi anche oggi, con le moderne tecnologie, si riprendessero
gli studi effettuati da questi eminenti studiosi e soprattutto la connessione tra mare e terremoti, praticamente il fenomeno mareo-sismico, così come concepito in via teorica dal professor Giulio Grabowitz, venissero ripresi, sviluppati, approfonditi, io credo che sia possibile giungere finalmente a una certa e riuscita teoria, modello matematico, prima statistico, poi deterministico, sulla previsione dei fenomeni endogeni, tra cui il tanto temuto e tremendo terremoto. Grazie.